pochi istanti fa era in diretta Uno Mattina con la Fialdini e adesso è al telefono con noi Alan Friedman. Buongiorno. Buongiorno amici di Caterpillar AM. Buongiorno, l'abbiamo vista muto perché non possiamo naturalmente alzare il volume, ma abbiamo apprezzato già pronto, il suo elegante intervento. Come sta Alan? Buon anno, Happy New Year. Grazie, Happy New Year e buon anno a tutti. È un anno importante, chissà cosa succederà fra Washington, Roma e Mosca. Ieri la prima conferenza stampa di Trump da, tra virgolette, presidente. Da neopresidente. E lei, Friedman, come si sente all'indomani di questa conferenza stampa? Ma è un po' come vedere un debutto di un film, ma non si sa se è comico, tragico o giallo o che cosa. È stata un'esperienza nuova per gli americani ieri, perché Donald Trump nella sua conferenza stampa ha usato parolacce contro la CNN, accusando la CNN di essere falsi con fake news, e ha dichiarato che Putin mi ama e quello va bene. Putin mi ama e quello va bene. Ma quindi non ha smorzato quei toni, diciamo, forse un po' eccessivi che aveva in campagna elettorale? Lo stile certo, è sempre quello. No, lui ha usato dei toni senza precedenti per un presidente degli Stati Uniti. Cioè ha sconfessato di nuovo i suoi servizi segreti. Ha detto che sono una disgrazia. Ha usato una parolaccia che non si può ripetere. Ma che ha a che fare, no, lasciamo stare. Più o meno. Beh, gli ha fatto quel dossier, gli ha fatto quello scherzetto. E soprattutto ha negato tutto, praticamente. Ha detto tutto. Sì, è possibile che i russi hanno fatto un po' di hacking qui e là. Ma avete visto cosa hanno tirato fuori su Hillary? Roba sporca. Quindi sembrava ancora in campagna. Il giorno titola Hacker sul voto, Trump ammette anche Mosca dietro gli attacchi, il presidente eletto piaccia a Putin, il rapporto col Cremlino cambierà. Cioè lui dice sì è vero, anche Mosca può essere dietro gli attacchi, ma Putin mi ama, quindi va bene. Quindi è un vantaggio. Ha detto che Putin non farà più hacking quando io sono alla Casa Bianca. Giusto. Mi ama. E non c'è più bisogno. È incredibile. E invece i figli, che ha detto sì saranno i figli a gestire il mio impero, in realtà però i figli saranno anche in politica con lui, quindi questo conflitto di interesse in realtà è insanabile. Allora, il clan Trump, la famiglia clan. Trump contiene due figli, Eric e Donald Jr. Che nella decisione di Trump saranno loro a gestire l'impero Trump. Poi la figlia Ivanka, che si dimetterà dalla società e si mette nella Casa Bianca come una specie di prima figlia, perché la moglie di Trump, l'ex supermodella, non vuole fare la first lady della Ivanka. Certo. E il suo genero, cioè il marito della figlia Ivanka di Trump, sarà in violazione della legge americana, che per nepotismo non si può nominare un membro della famiglia. Appunto. Comunque loro troveranno il modo di ignorare quella legge o a girarlo, e lui sarà consigliere nella Casa Bianca. Quindi il clan Trump ci sarà. Lui ha dichiarato: non ho bisogno di vendere, non c'è nessun conflitto di interesse, niente. I miei figli non mi diranno mai nulla delle attività di media dell'organizzazione Trump, scusami. Lapsus. Alan, bellissimo lapsus. Va bene, lei è un demonio. Allora, Alan, intanto grazie. È lì a Saxa Rubra ancora adesso? Sì, sono qui a Saxa perché adesso mi tocca andare a Rai 3 alle 8 da Jerry Greco. È il triplete! È hat-trick! È il tris, è incredibile! Il primo triplete della stagione, Uno Mattina, Caterpillar IM, Agora. Alan, lei è il numero uno. Allora, dia un grosso abbraccio anche a Gerardo Greco, che ha fatto una bellissima prima serata martedì. Ci è piaciuto. 2017. Bello. Ci è piaciuto veramente tanto. Lui è veramente il numero uno. Allora, Alan, grazie per essere stato con noi. Vada al bar di Saxa Rubra, che è veramente bellissimo, è come il bar di Guerre Stellari, è fantastico a quest'ora della mattina. Un caffè macchiato, un cappuccino. Grazie Alan, grazie, buona giornata e viva God bless America. Thank you. Bye bye. Grazie, bye bye. Era Alan Friedman.